grazie a tutti di essere venuti, di essere presenti e di voler partecipare a questa presentazione. Per chi non mi conosce, mi presento, sono Flavia Garibi, un avvocato civilista, nonché presidente dell'Associazione Difesa in Famiglia, che presenta questo evento e che ha lo scopo, la nostra associazione, ha lo scopo di offrire sostegno e orientamento legale e psicologico alle persone in condizioni di fragilità economica, sociale e culturale. Quindi ci occupiamo di marginalità e di persone in difficoltà. Siamo qui a presentare questo evento nell'ambito della manifestazione che voi sapete è in essere in questo periodo, in questi giorni, Book City 2022, quindi in collaborazione con la Casa delle Associazioni e del Volontariato Piazza Sovani 3, Municipio 7 e dell'Unione Femminile Nazionale che ci ospita in questa splendida sala e che ringraziamo sentitamente perché proprio è un gran bel regalo che ci hanno fatto. Ora, la cosa che forse mi allaccio anche a quello che si diceva prima con Viva Giachetti, dice che è strano, no? Noi, questo è un evento che rientra nel sociale, quindi noi siamo una APS, un'associazione di promozione sociale, un ente del terzo settore, e che è strano che un ente del terzo settore voglia presentare cosa ci azzecchiamo noi con la cultura, con l'arte, con la musica, cosa noi ci occupiamo di marginalità, di solitudine, di paura, di difficoltà, perché abbiamo l'ambizione di parlare di arte e di cultura. Ma perché come nella nostra vita, tutti noi lo sappiamo benissimo, nei momenti più bui, nei momenti di grande difficoltà, nei momenti di problemi di salute, di soldi, e questo è un periodo tremendo, lo sappiamo tutti, avere un affaccio sulla cultura, poter godere della cultura, poter utilizzare la cultura, l'arte, la musica, le fotografie, perché non tutti hanno talento, non è detto che noi parleremo di donne di talento che hanno potuto esprimere con il proprio talento la loro arte e per sé e magari anche per gli altri. Quindi non è detto che persone non acculturate, persone in condizioni di marginalità non possono beneficiare dell'arte, non possono beneficiare della cultura. La cultura e l'arte è salvifica per chi la esercita, per chi ha talento, ma anche per chi la riceve. Una giornata buia, una giornata di malattia, cosa facciamo tutti noi? Apriamo un bel libro. E quindi noi che ci occupiamo di marginalità, di sofferenza, di dolore, di solitudine, vogliamo, come dire, incentivare e attraverso queste manifestazioni far capire che l'arte è un bene di tutti, è un bene dell'umanità che tutti possono fruire, con declinazioni diverse. Oggi, per esempio, abbiamo una declinazione al femminile, ma non vuol dire che sia necessariamente femminile. Tutti possiamo fruire dell'arte e della bellezza. Siamo qui con noi tutte queste persone che vi voglio presentare. Abbiamo qua Esther Cento, che è autrice del libro che poi andremo a vedere, Arianna Ghilardotti, traduttrice ed editor, Nicola Spallario, autore di un altro libro che andremo a vedere, ma non vi svelo il titolo perché sarà un segreto, Viva Giachetti, sarà un segreto che verrà svelato dopo, Viva Giachetti, anche io sono un segreto, anche lei è un segreto, autrice di mostre fotografiche, e Gianmarco Sivieri, che è editor, adesso magari mi sbaglio, vediamo se la dico bene, editor di... no, di 24 ore cultura, bravissimo. E blogger sì, e poi... di fotografia per la allora. Di sole 24 ore. Aspettiamo te. Voi sentite o ho bisogno della microfono? Sì, sentiamo benissimo.
quello che dicevo prima, l'arte salva la vita. In questo caso il nostro primo libro che andiamo a presentare è Suono per la libertà, io Zarifa, afghana e musicista, per Immagine Editore. È la storia di una giovane musicista afghana che è riuscita attraverso la passione per l'arte e la musica a liberarsi del gioco della cultura maschilista del suo paese, l'Afghanistan. Ce ne parla Arianna Ghilardotti, come dicevo prima è editore e traduttrice, in questo caso traduttrice del libro, che adesso ci sarà, ci saprà dire quanto è bella la musica per Zarifa. Buonasera, allora innanzitutto devo dire che sono molto onorata di essere in questa sede storica, questa sede che rappresenta la Milano, la parte migliore di Milano, la Milano progressista, e che è stata fondata da Ersilia Bronzini Maino, Anda Negri e da altre donne che come lei che sapevano vedere lontano e pensare in grande. Non a caso, proprio all'indomani e anche in conseguenza di uno degli episodi più bui della storia di Milano, cioè il bombardamento di Bava Beccaris. Mi sentite? Sì. Ed è, mi sembra particolarmente... Ma no, perché mi sentono? Mi sentite? Sì. Ok. Allora accendo. No, non è acceso. È acceso? Sì. Ok, va bene. E appunto mi sembra particolarmente appropriato che l'evento di oggi sia stato organizzato da un'associazione come Difesa in Famiglia, anch'essa formata tutta da donne generose, professioniste, che prestano la loro opera gratuitamente in aiuto della famiglia. La famiglia che non è quella che vorrebbe chi ci governa, ma una famiglia che si intende come nucleo costituito intorno a un affetto, e quindi per famiglia sono anche le famiglie monoparentali, le unioni civili, le unioni di fatto e tutto quanto. Ecco, Difesa in Famiglia aiuta tutte queste persone nello spirito di Ersilia Maino e di quelle femministe che hanno aperto questo spazio più di 100 anni fa. E nella prima delle donne di talento che presentiamo stasera, questa ragazza, voilà, ce l'ho fatta. Ecco, Zarifa. Questa è una ragazza afghana, nata nel 1998, quindi ha 24 anni, e che partendo dalle condizioni più sfavorevoli possibili è riuscita a fare un percorso veramente straordinario, e questo senza rinnegare le sue tradizioni e la sua famiglia, perché sarebbe stato molto facile rompere i ponti, fuggire, andare all'estero. No, ma lei ha voluto arrivare dall'interno, e questo è anche quello che la rende così particolare. C'è un rapporto dell'ONU che dice che il paese peggiore al mondo per nascere donne è l'Afghanistan, e nell'Afghanistan Zarifa, oltre a essere afghana, appartiene anche a un'etnia, l'etnia Zara, che è praticamente oggetto di un genocidio che va avanti dal 1893 e che non è... Lei è una Zara? Sì, lei è una Zara, sì, sì. E che si vede dalla faccia, perché gli azzari sono di discendenza mongola e quindi hanno proprio questi tratti somatici che li rendono tra l'altro riconoscibili e oggetto anche di odio e di leggio quando camminano per strada, insomma, no? Questi zigomi alti, gli occhi, io lo trovo di una bellezza stratosferica, ma... Doppiamente discriminata, sì. Ecco, gli azzari erano il 65% della popolazione afghana all'inizio del Novecento, adesso sono il 20%. I talebani, che li odiano perché sono pacifici e amano la cultura, dicono che sono il 9%, ma comunque sono sempre 8 milioni e sono discriminati. Tra l'altro è nella regione azzara che si trovavano i Buddha di Bamiyan, che i talebani hanno distrutto. Ecco, i talebani sono veramente l'esemplificazione del sonno della ragione, sono i mostri del sonno della ragione. E ciò nonostante,
Zariffa è riuscita, è diventata direttrice d'orchestra, ma dopo è riuscita a vincere una borsa di studio per un'università americana. Il suo sogno è andare a studiare ad Harvard e io non dubito che ci riuscirà. Zariffa è andata, è una suonatrice di viola e ha scoperto, ha sempre amato la musica fin da quando era piccola, e tale è stata la sua passione che è riuscita, praticamente studiando 3 mesi, a essere ammessa a questa scuola di musica dell'Afghanistan, l'unica scuola di musica afghana, che adesso naturalmente con il rientro dei talebani è stata soppressa, e tutti i componenti della scuola sono stati salvati da un aereo americano, e la scuola comunque è stata rifondata in Portogallo e da lì continua a funzionare, continua a fare concerti. Il fondatore è un uomo molto illuminato che si chiama Ahmed Sarmast, e che a sua volta è stato oggetto di un attentato kamikaze durante un concerto a Kabul nel 2014, e si è salvato per miracolo, ma comunque ha perso l'udito, che per un musicista è una cosa molto grave. E lui ha fondato questa scuola che parte da 2 principi. Intanto è una scuola afghana e non contano, le etnie sono tutte uguali. L'Afghanistan è un paese dove ci sono tantissime etnie, oltre ai Pashtun che sono i più numerosi, e gli Azzari, poi ci sono anche turcomanni, kirghisi, è un paese molto composito. E poi maschi e femmine sono educati insieme. Questo è assolutamente un unicum in un paese musulmano, perché al limite ci si arriva all'università, e anche lì non sempre, abbiamo visto tutti foto di aule universitarie con le ragazze sotto, i maschi sopra, separati da 3 file vuote. E quest'uomo, in un paese da cui i talebani erano appena andati via, ha fondato una scuola mista, diciamo. E quindi era molto odiato. I talebani sono stati cacciati dall'Afghanistan nel 2001, e quindi l'Afghanistan ha goduto di 20 anni di relativo progresso, diciamo, anche se negli ultimi anni gli attentati si erano moltiplicati. Nel 2015 c'è stato un terrificante attentato all'università americana di Kabul. I talebani sono entrati da una porta secondaria e si sono messi a sparare all'impazzata, entrando in tutte le classi, ammazzando gli studenti. Cioè, questo quando ancora non erano al potere. Adesso noi non se ne parla, perché adesso c'è la guerra in Ucraina, che è più vicina, c'è stato il Covid, c'è la crisi, però in Afghanistan le donne adesso non possono già di nuovo più andare a scuola, non possono più essere curate in ospedale, è tutto tornato come prima. Però nel 2017, quando l'orchestra tutta femminile fondata dal dottor Sarmas, Zora, ha fatto il suo concerto importantissimo, ecco, al forum di Davos nel gennaio del 2017, tutto questo sembrava ancora lontano. E questa orchestra tutta femminile è composta di ragazze, molte delle quali per entrare nell'orchestra hanno subito delle discriminazioni. Addirittura l'alta direttrice, insieme a Zariffa, era stata minacciata di morte da un suo zio, perché anche la musica per i talebani è peccato. Cioè, la musica, loro sono messi in testa, io non credo che sia così, ma che nel Corano c'è scritto che la musica è peccato, per cui la stessa Zariffa doveva lasciare la viola a scuola e non poteva far sapere alla sua famiglia che studiava musica, perché rischiava, perché veniva, la famiglia del padre era molto tradizionalista. Tant'è vero che per sua madre aveva raccontato, quando sono partiti per questo concerto a Davos, aveva raccontato che lei era la portavoce dell'orchestra, perché sapeva bene l'inglese, ma non che suonava. Il concerto è stato un successo straordinario, e dopo ci sono stati 2 concerti, tra uno e l'altro c'è stata una conferenza stampa, e a questa conferenza stampa è stata invitata Zariffa, e aveva davanti, voi pensate, questa ragazza che non aveva mai parlato in pubblico e che non aveva nessuna esperienza, e davanti a giornalisti di tutto il mondo,
e ha avuto il coraggio di fare questo discorso. Ve ne leggo solo un pezzetto perché è veramente straordinario. Mi rivolgo a tutti i leader mondiali presenti qui oggi. Avete il potere e i mezzi, quindi sostenete l'istruzione. Vorrei dire ai giovani che mi ascoltano, che sono fortunati, vivono in un paese pacifico, vanno a scuola, possono studiare. Ho incontrato qui colleghi musicisti svizzeri e tedeschi che hanno suonato con noi e ho scoperto con mia grande meraviglia che nei loro paesi ci sono centinaia di scuole di musica, mentre da noi ce n'è solo una, e che da loro i musicisti sono ammirati e invidiati, i loro genitori sono orgogliosi di loro. Quindi sfruttate le opportunità che vi vengono offerte, lavorate sodo, non solo per voi stessi, ma per tutti noi. Questa conferenza stampa, che è successo? Ecco, questa conferenza stampa ha avuto un impatto enorme e sembrava che un punto di arrivo, e invece è stato solo il punto di partenza, perché poi Zarif ha dovuto andare incontro a diverse vicissitudini. Il padre, lo zio, il fratello del padre voleva sposarla, voleva procurare un matrimonio combinato e voleva sposarla con un contadino, un meccanico che non sapeva né leggere né scrivere e che viveva in una regione vicinissima a quella già occupata dai talebani, e lei è riuscita a sottrarsi a questo matrimonio. A un certo punto ha dovuto lasciare la scuola, rifugiarsi a casa dei nonni, che invece l'hanno sempre sostenuta, che erano fuggiti in Pakistan. Molti delle etnie Hazara erano fuggiti in Pakistan, dove c'era più tolleranza. E poi, quando è tornata a Kabul con la sua viola nello zaino, ha rischiato la vita, perché se i talebani, che facevano dei controlli a campione nei bagagli di questa gente che rientrava in Afghanistan, avessero trovato la sua viola, sarebbe stato peggio che se avessero trovato un carico di droga. Cioè rischiava la morte addirittura, perché aveva una viola nello zaino, no? E comunque Zarif è riuscita a trovare, io veramente vi esorto a leggere questo libro, che è affascinante. Io lavoro più nella saggistica da molti anni, perché la narrativa ha dei tempi che non sono compatibili con il resto del mio lavoro, ma quando un amico, Luca Albani della Ericsson, me l'ha proposto, io ho dato un'occhiata e sono rimasta subito incantata. È un libro straordinario, anche perché non c'è orgoglio di quello che lei ha fatto, insomma, cioè proprio è una totale e assoluta purezza e sincerità. Ha continuato a pensare sempre agli altri. Ringrazio tutti gli amici che l'hanno sostenuta nel percorso. A un certo punto ha montato un progetto per aiutare i bambini di strada con dei fondi che le erano stati dati. Ha aiutato i suoi fratelli a imparare l'inglese, li sostiene. Insomma, è una persona, veramente una bella persona. E comunque la famiglia le ha creato un sacco di difficoltà, di problemi, di dispetti. Le zie dalla parte del padre, non so, si è trovata una volta tutti i suoi vestiti stracciati, si è trovata le sue foto tagliate a pezzi, addirittura a un certo punto le hanno bruciato la carta d'identità quando stava per fare l'esame d'ammissione all'università, e pare che avere i documenti d'identità, dei duplicati in Afghanistan, sia una cosa complicatissima, perché solo nel 2020 le donne afghane hanno ottenuto il diritto che sui passaporti e sulle carte d'identità fosse indicato anche il nome della madre, perché prima era indicato soltanto il nome del padre, e il padre di Zarifa era morto lontano molti anni prima, e quindi esisteva solo una carta d'identità sua, che era preziosissima, e questa è stata fatta sparire, insomma. E comunque, con l'aiuto, perché evidentemente molte persone che Zarif ha incontrato nel suo percorso si sono rese conto della sua eccezionalità e l'hanno aiutata, e è riuscita, ha dato gli esami per entrare sia all'Università Americana di Kabul che all'Università Americana dell'Asia Centrale, in Kirghizistan, a Bishkek. E ha avuto l'intelligenza di scegliere Bishkek, per cui quando i talebani sono entrati a Kabul lei era al sicuro, però il suo sogno è andare a Harvard, e io penso che ci arriverà. E lei, questo anche volevo farvi vedere, questo è un,
Ecco, questa è la sua, era la sua amica, una delle persone che l'avevano più ispirata, un'attivista che lavorava per la Commissione dei diritti umani in, in Afghanistan, Natasha, una ragazza che non, ovviamente non portava il velo, aveva tatuaggi, si metteva lo smalto sulle unghie, insomma, una ragazza moderna, normale in tutti i sensi, se esiste una normalità. E lavorava appunto, avrebbe potuto andare in America a studiare, invece ha voluto restare a Kabul e aveva preso un lavoro alla Commissione per i diritti umani e hanno messo una bomba sotto la sua macchina e l'hanno fatta saltare per aria, però è arrivata al New York Times, perché era, questo è stato veramente troppo, era una persona conosciuta così, ed è arrivata al New York Times. Questo è l'articolo che è uscito sul New York Times quando questa ragazza è stata uccisa. Si chiamava Natasha ed è una delle dedicatarie del libro. L'anno scorso. Ecco, volevo... Questo veramente è proprio una storia che ci dimostra come l'arte, il talento e la determinazione possono arrivare dove si vuole, insomma. E a un certo punto Zarifa è stata anche invitata a tenere un TED Talk e vi vorrei soltanto leggere alcune parole che ha detto e che mi sembrano una degna conclusione di una storia che è ancora tutta da scrivere. Voglio studiare e battermi a favore dell'istruzione femminile, perché le ragazze possano andare a scuola, praticare sport e studiare musica senza rischiare la vita, senza doversi nascondere, la mattina all'alba o la sera tardi. Voglio battermi anche per le donne del mio paese, che mi hanno dato la forza e il coraggio di credere che potevo farcela. Molti mi hanno detto, Zarifa, a volte sembra che ti dimentichi che sei una ragazza, ma lasciatemi dire una cosa, è l'unica cosa che non ho mai dimenticato e questa è la mia forza. Abituati a stare nell'agio, vedere come può essere difficile anche solo fare una cosa che ti piace, è molto insegnativo, come dice mio nipote piccolino, che bello, insegnativo, bellissimo, se volete leggerlo perché merita. Dalla musica passiamo alle fotografie di questo magnifico libro della 24 ore cultura, 10x10 storie di donne fotografe. È un libro che 10 donne, 100 fotografie, scatti presi in tutto il mondo, nell'arco praticamente della seconda metà del Novecento in poi, forse c'è anche qualcuna del, un po' antecedente. Sono fotografie straordinarie, fatte da donne straordinarie che hanno fatto la storia della fotografia, cioè non c'è niente da dire, meglio di così io non saprei. Di questo magnifico libro ce ne parla l'autore, nonché curatore del libro, Nicola Sballario, la Biba Giacchetti, curatrice di mostre fotografiche, e Gianmarco Sivieri, di editor di 24 ore cultura, cui passo la parola. Grazie. Dunque, grazie. Sì. Cos'è? Perché non mi parte? No, ma credo che sia... Mi sentite? Ah, ok, perfetto. Adesso è comparsa. Assolutamente. Dunque, allora, 10x10 è... storia appunto di donne fotografe. Questo, noi siamo, dico due parole, siamo 24 ore cultura, che è la casa editrice del e
produttrice di mostre del gruppo del Sole 24 Ore e abbiamo, quindi noi siamo specializzati in arte, fotografia, cataloghi di mostre, architettura e gestiamo anche il MUDEC, cioè il Museo delle Culture di Via Tortona, che tutti conoscerete. E parlo di MUDEC perché la prima genesi di questo libro, di quest'idea, deriva proprio da lì e ritorniamo al 2020, quando era il momento peggiore della pandemia, eravamo nel lockdown, eravamo tutti a casa angosciati e c'era una grande fame di contenuti e appunto il MUDEC decide di creare un format. Ma io su questo già direttamente passo la parola al nostro Nicola Sballavio, che ha seguito questa parte del format, che poi ha, diciamo, è stata l'origine del nostro libro. Grazie Gianmarco, buonasera a tutti innanzitutto. Sì, è stato un periodo molto particolare quello quando abbiamo fatto questa cosa. Io non so a voi, ma a me sembrano già passati una decina d'anni da quando eravamo chiusi in casa. Sembra un secolo fa, sembra un'altra era. E cosa è successo? Che in quel periodo lì era prevista, credo, al MUDEC lì, e credo che sia stata rimandata, non ricordo bene le date, una mostra relativa, cioè una mostra di una delle più grandi fotografe della storia, che è Tina Modotti, una mostra curata da Viva Giachetti, che ovviamente era stata rimandata, come era stato rimandato tutto quanto. C'era tutto un palinsesto dedicato all'arte femminile, voluto dal Comune di Milano con tanta fatica, che è andato a gambe all'aria per il Covid. E Tina Modotti faceva parte di questo palinsesto. Eh sì, e proprio partendo da questa cosa, io devo dire che io questo libro, poi questo progetto l'ho fatto, ma in tutte le sue fasi non è stata mia l'idea, perché l'idea di fare dei video e dei podcast su questo è stata di Simona Serini, che è la responsabile del MUDEC, che poi l'idea di fare il libro è stata di Chiara Savino, quindi io mi ci sono infilato così un po' parassitamente, non so se... Vabbè, avete capito, no? E quindi cosa abbiamo fatto? Io mi sono trovato in questo posto magico, che non so se voi ci siete mai stati, al MUDEC di Via Tortona. È un posto veramente magico, dove sembra di volare a volte in questa nuvola di luce, e abbiamo fatto questo progetto video dove abbiamo parlato video e podcast, perché abbiamo fatto sia la parte visiva che la parte solo audio, dove abbiamo raccontato in un momento di chiusura la storia di 10 donne che hanno cambiato la storia della fotografia. È stato molto difficile scegliere 10 nomi, e poi nel libro in realtà, perché siamo partiti prima dal video, nel libro in realtà poi li abbiamo un po' cambiati. E abbiamo deciso proprio su impulso anche del Comune di Milano, che ha spiegato Biba Giachetti, che aveva questa iniziativa, mi ha molto colpito prima quando la Presidente parlava di marginalità, del fatto che questo posto si occupa di marginalità, e il nostro progetto in un certo senso si occupa di marginalità. Si occupa di marginalità che è innanzitutto quella femminile, perché anche se il mondo dell'arte oggi è l'avanguardia dal punto di vista della parità di genere, di strada ne ha ancora da fare moltissimo anche il mondo dell'arte. Voi pensate che tra le 10 mostre più viste dell'anno scorso dell'arte contemporanea, una sola era di una donna. Ma poi ci sono tanti altri dati. Quando si parla di nudo, nei musei, il nudo all'87-88% dei nudi nei musei è un nudo femminile, quindi è un punto di vista maschile anche quello. E quindi ci è sembrato... Nonostante io non sia uno che, ma come penso tutti quanti, non sia uno che ama le quote, perché le donne non sono dei panda da tutelare, nonostante io non sia uno che ama le quote, abbiamo deciso di fare un libro sulla fotografia al femminile proprio perché serve riequilibrare un gap che c'è stato dall'invenzione della fotografia in poi. Cioè,
qua dentro ci sono la donna che è nata prima di queste, Imogen Cunningham, che è nata nel 1883, l'ultima è Vanessa Beecroft, che è nata nel 1960. Ecco, in tutto questo arco, forse adesso è un pochettino diverso, alle donne fare fotografia era sostanzialmente proibito. Non era proibito, come dire, dal punto di vista ufficiale, dal punto di vista della normativa, ma lo era nei fatti. Queste donne, per diventare note e riconosciute, la metà dei loro colleghi uomini hanno dovuto faticare il doppio, eppure sono ancora conosciute molte meno. Quindi abbiamo preso 10 storie veramente di marginalità, storie difficili, storie complicate, storie controverse, storie di violenza molto spesso, e abbiamo deciso di raccontare la fotografia proprio a partire da questo, perché serve, ma davvero serve ancora molto, che nella storia della fotografia, ma nella storia dell'arte, vengano un po' riequilibrati questi ruoli. Quindi è per questo che è nato questo libro. Io ti voglio ringraziare perché hai scelto anche delle autrici poco conosciute e che hanno delle storie veramente molto particolari, di più di una marginalità. Per esempio, mi piacerebbe moltissimo che tu raccontassi un pochino Claude Caon chi era, perché veramente non è mai stata fatta una mostra su di lei, ci sono pochissime immagini, ci sono pochi archivi che la seguono, e ha una storia invece davvero molto molto interessante, e anche una genesi, no? Di artisti che sono promanati poi da lei, oh, certo. Artisti anche contemporanei. Claude Caon... Claude Caon, che è una delle fotografe che abbiamo messo qua all'interno di questo libro sulla fotografia, che non si possono, forse Claude Caon è quella che più di ogni altra, ma lei è un altro paio, non è che si può proprio definire fotografa, perché la definiamo artista, perché non è che uno, come dire, che usiamo il ghetto di un linguaggio per stabilire una persona. Claude Caon ha fatto una cosa che come dire, che è stata riconosciuta a molti suoi colleghi uomini, a partire da Duchamp, cioè quella di giocare sul genere. Ecco, Claude Caon l'ha fatto prima di tutti. Era una donna che attraverso la sua fotografia, poi ha una storia difficilissima, complicata, che raccontiamo nel libro, una storia che è anche culminata con un suo isolamento dalla Francia da cui è nata, è andata a vivere in Inghilterra, i nazisti hanno distrutto casa sua e la maggior parte del suo archivio, quindi trovare le fotografie di Claude Caon è quasi impossibile. Ma lei ha introdotto nel lessico dell'arte, prima di ogni altro, la questione di genere, cioè ha creato all'interno del linguaggio dell'arte il terzo genere. Cioè, prima non c'era nessuno che parlava di questo, non c'era nessuno che parlava o che anche solo alludeva lontanamente all'omosessualità nel mondo dell'arte. Lei ha avuto il coraggio di interpretare, ma cioè, nessuno stava parlando dell'omosessualità, lei era già andata anche oltre questo discorso. E attraverso se stessa, perché fotografava soprattutto se stessa, e non aveva paura di mettersi... davanti all'obiettivo, perché era quasi sempre lei l'obiettivo delle sue fotografie, e di far vedere che poco a poco si trasformava in qualcun altro, fino ad assumere un altro nome. Quindi Claude, perché lei in realtà non si chiamava Claude, però Claude è un nome francese che può essere sia femminile sia maschile. E quindi lei diventa la sua arte, fotografa se stessa annullando il genere, dicendo andiamo oltre questa cosa, ed è stata veramente la prima a portare questo linguaggio che è davvero oltre il genere. E non era facile negli anni 20, 30, 40 fotografarsi in un letto
dicendo di non essere donna e di non essere uomo e di essere qualcosa che non si poteva, che non si poteva definire, e allo stesso tempo far vedere tutte le dipendenze, le fragilità che aveva. Claude Cahun in questo è stata una, non solo una pioniera, è stata davvero una rivoluzionaria. E cosa è successo? Naturalmente che questa cosa qua non è mai stata riconosciuta, perché una, è stata davvero una donna che ha cambiato il corso della storia dell'arte contemporanea. Se lei non ci fosse stata, non ci sarebbero stati, o almeno sarebbero arrivati molti decenni dopo, una serie di artisti infiniti, alcuni anche che, sì, che sono in questo libro. Anche lei, fotografa se stessa per mandare un messaggio, si definisce attivista, visual activist, e anche lei, esattamente, però se non fosse partita da lì questo filone che poi si è sviluppato... Sì. Eppure nessuno glielo riconosce, è così, è donna, ecco, e quindi non le va riconosciuto. Ecco. Però sono dei semini che i libri gettano, il mio maestro che è Leo Terwitt diceva sempre, i libri gettano dei semini, allora magari qualcuno legge la storia di questa, speriamo, di questa persona e vuole saperne di più, perché poi lei è stata anche un'attivista sociale, non politica ma sociale, cioè nel momento in cui sono successe le cose che sono successe, e quindi lei essendo ebrea è stata appunto incarcerata eccetera, dopo ha cercato di aiutare, è scesa, si è impegnata proprio, è diventata una partigiana, sì sì assolutamente. E un'altra storia secondo me molto interessante che volevo sentire su Nicolas, perché è tornata di una particolare attualità, è quella invece di Nan Goldin, visto che, certo, il Leone d'Oro di Venezia è andato a un film, non un libro, lei, su di lei, molto interessante. Se ci vuoi raccontare qualcosa che... Nan Goldin ha davvero una storia, anche lei pazzesca, davvero di marginalità, che parla di degli Stati Uniti degli anni 50. Nan Goldin aveva una sorella che come, soffriva di una malattia psichiatrica che è un tabù ancora oggi, figuriamoci quanto lo fosse nell'America degli anni 60. E questa sua sorella, quando aveva credo 11 anni, 12, forse era un po' più grande, Nan Goldin aveva 10 o 11, la sorella forse 14, 15, adesso non me lo ricordo questo, la sorella, questa sorella con problemi psichiatrici, si suicida. E i genitori cercano di insabbiare questa storia, perché si vergognavano anzitutto di avere una figlia malata psichiatrica e poi di avere una figlia suicida, perché sono cose di cui non si poteva parlare, figuriamoci nella periferia americana borghese, quella delle stradine che conosciamo, delle villette lungo i viali che conosciamo tutti quanti. E allora cosa fa Nan Goldin? Vivendo quella violenza, quel trauma, lo elabora decidendo che la sua vita sarebbe stata tutta dedicata allo svelamento dei tabù. E lei con la sua fotografia fa esattamente questo. Fotografa le dipendenze da droghe, fotografa la comunità dei transessuali di New York, la comunità dei tossicodipendenti, arriverà addirittura a essere attaccata da Bill Clinton quando era presidente degli Stati Uniti, perché Clinton diceva che Nan Goldin con la sua fotografia rendeva cool gli eroinomani, mentre invece non c'era nient'altro, non c'era niente di vero in questo. In Nan Goldin c'era la ricerca di far vedere che queste comunità esistono, e lei le fotografava in modo crudo, in modo istintivo, quasi non faceva attenzione alla luce, che è una cosa che nei fotografi è un po' strana, eppure lei è riuscita a raccontare comunità attraverso la sua fotografia che non esistevano, lo svelamento dei tabù, persino lei è stata tossicodipendente. Ecco, la fotografia di Nan Goldin, che come diceva Gianmarco, hanno parlato molto di lei perché al Festival del Cinema di Venezia di quest'anno ha vinto un film... su di lei, perché lei ha fatto una battaglia anche attraverso la sua arte contro una
un gigante della farmaceutica americana che aveva messo in circolo in America un antidolorifico che è stato causa della dipendenza di oppiacei di milioni di persone e della morte di mezzo milione di persone. Ecco, attraverso il suo lavoro Nan Goldin, e poi hanno fatto un film anche su questo, ha denunciato questa casa farmaceutica ed è riuscita a far esplodere anche quel tabù. Ecco, Nan Goldin forse è la fotografa che io amo di più del libro di cui abbiamo parlato, perché davvero non ha paura di nulla, non ha paura nemmeno di se stessa, delle sue pochezze, delle sue bassezze. E la fotografia, io credo che l'arte, non solo la fotografia, serva anche a questo, non tanto a celebrare, ma a far vedere quanto ognuno di noi ha delle fragilità. E io penso che forse proprio perché partendo da una condizione svantaggiata in quanto donne, e questa cosa, nonostante ora facciamo finta di no, è ancora vera, perché c'è ancora questo discrimine nel mondo dell'arte, credo che il loro sia stato un punto di vista che da parte di un uomo non sarebbe mai potuto arrivare. Io devo dire che sono molto onorato di aver potuto raccontare le loro vite in questo libro. Ce ne sono solo 10, ce ne sarebbero da raccontare altre 1000. Magari fai un altro volume, Nicola. Facciamo 10 per 20. Io voglio dire che questo volume mi è piaciuto molto perché è come la hall di un luogo con tante porte. Uno può entrare, aprire una porta, entrare in un'altra, fare i suoi collegamenti. Anche in disordine. Sì, tra l'altro poi ci sono proprio dei collegamenti reali, perché alcune di queste fotografe erano amiche, si sono conosciute, certo, e hanno collaborato. Dorotea Lange era amica di Tina Modotti, anche Imogen Cunningham facevano parte dello stesso gruppo, quindi è stato un periodo d'oro, diciamo così, c'era Consuelo Canaga, ce ne erano tante, a Margaret Mather, che è stata quella che ha insegnato. Questa è un'altra di quelle cose che nessuno dice, non si racconta, no? Ma questo grande della fotografia americana, che è Weston, che è considerato appunto il vate, quello che ha insegnato a Tina a fotografare, in realtà ha imparato a fotografare da una donna che era Margaret Mather. E Imogen Cunningham, nelle sue, che è un'altra fotografa donna di cui Nicholas racconta la storia, perché è bello, perché sono delle storie che lui è riuscito a concentrare in poche pagine, quindi se uno poi ha il desiderio può, ha tutte le possibilità di andare a approfondire, di fare un viaggio personale all'interno di queste cose. Però è stato molto bravo, perché sono tutte le storie di queste donne sono molto complesse, lui è riuscito a fare quasi una fotografia di ciascuna di loro, quindi grazie, è una cosa particolare. Dicevo appunto che Imogen Cunningham nei suoi diari scrive nel campo, perché loro lavoravano insieme, Weston e Margaret Mather, nel campo della fotografia, lui è l'allievo e lei è l'insegnante per quello che riguarda proprio la fotografia. E anche di lei è rimasto pochissimo, si sa pochissimo, perché poi ha smesso di fotografare, e così è successo per tante altre che sono state delle forti innovatrici. Anche per Tina Modotti, perché anche lei ha fotografato è stata molto molto importante, e io sono felicissima perché finalmente si ricomincia a parlare di lei, finalmente è stata sganciata da questa, diciamo, da questa bolla politica che la accompagnava, e quindi è stata finalmente presa in considerazione per la grande artista che è, e per quello che ha iniziato a fare nell'ambito, è stata quasi una fondatrice del reportage, è stata una delle prime che ha voltato la macchina da presa, che prima veniva utilizzata per fare i ritratti negli studi fotografici, l'ha girata verso i diseredati, verso gli ultimi, e li ha ritratti in una maniera molto particolare, molto cinematografica. Tina era una grande intellettuale, era completamente autodidatta, ma era una grande intellettuale. Lei aveva studiato cinema, aveva studiato il cinema russo, era molto amica di Alexandra Kollontai, che era un'altra donna importantissima, che era stata una delle prime ambasciatrici
che la storia del mondo ha avuto, era una russa che stava in Messico e che aveva importato il cinema russo, quindi Tina ha potuto vedere i film di Ziga Vertov, straordinario anche lui, le inquadrature particolari che lei ha ripreso, rendendo le sue fotografie, come dire, simboliche di quello che lei stava mostrando. Tina ha compreso, è stata la prima a comprendere, che la fotografia era decodificabile da chiunque, quindi era uno straordinario mezzo di comunicazione. Tina è un'antesignana, anche da questo punto di vista. Ma insomma, le storie di queste donne, c'è un flusso, no? Un fil rouge. Io volevo farti una domanda, per esempio. Nell'arte in generale, nell'arte femminile, nell'arte contemporanea, ci sono moltissime artiste, donne, che rivolgono la macchina a se stesse, e qui ne abbiamo alcune, no? A cominciare da Claude Cahun, e poi, secondo te, mi interrogavo proprio motorino venendo, è proprio una questione femminile di rivolgere la macchina verso se stesse? Ci sono anche degli artisti uomini che lo fanno, però sono più le donne forse. Ma io credo che innanzitutto per rivolgere la macchina verso se stessi bisogna essere molto coraggiosi. Molto coraggiosi. Perché o lo si fa mentendo e quindi ci esaltiamo e, come dire, se ci fotografiamo da soli o ci autoritreiamo in modo glorioso per glorificarci, poi non gliene frega niente a nessuno, perché interessa a tutti rispecchiarsi nelle, come dicevamo prima, nelle marginalità proprio, no? E quindi credo che gli uomini non siano molto in grado di fare questo, perché abbiamo la società ci ha insegnato che noi siamo il capo famiglia, che siamo l'uomo forte, no? Si parla sempre così, spesso anche, e sappiamo questo portato quanto anche in questo periodo, quando abbiamo per la prima volta una donna primo ministro che si fa chiamare il presidente, no? E quindi credo che ci sia anche questo, che il maschile non, il maschio non si deve mettere in discussione. Quindi penso che le donne abbiano soprattutto questo, e spesso va anche detta una cosa, che lo fanno perché non hanno altri strumenti, perché siccome non hanno l'accesso agli strumenti a cui hanno l'accesso gli uomini, che molto spesso banalmente è la possibilità economica di mettere in scena. Tu prima hai citato, quando io parlavo dell'America, Gregory Crewdson, che è questo fotografo che fa queste fotografie stupende. Ogni fotografia di Gregory Crewdson sembra un film di David Lynch, però fa dei set cinematografici per fare le fotografie costosissime, e a una donna difficilmente danno questi mezzi. Quindi e lo si vede soprattutto in una delle fotografe che io ho messo qua dentro, che è Cindy Sherman, che fotografa solo se stessa. Cindy Sherman prima cerca di entrare in una università di fotografia, non l'accettano. Poi cerca di farsi assumere dai giornali, non la prendono. Allora dice: benissimo, sono sola con me stessa, fotografo me stessa. E diventa lei stessa diventa la sua tela. E cosa fa? Siccome lei era stata vittima dei luoghi comuni sulle donne, cosa fa? Cerca di farli esplodere interpretandoli, questi luoghi comuni. E quindi si veste da pin-up americana, da infermiera sexy, da tutti i luoghi comuni. Quindi dice, sostanzialmente dice: voi uomini volete ridurci a questo? Volete ridurci a una macchietta, cioè a un luogo comune? Benissimo, lo faccio da sola, perché così tolgo a voi questa opportunità. Credo che sia anche questo, perché molto spesso non avevano che loro stesse come soggetto. Quindi penso che sia una serie di motivi che vanno dalla possibilità alla profondità, e forse in pochi uomini questo si vede.
Grazie a tutti e tre per la presentazione di questo, ma è anche più che una presentazione, è proprio con passione. Questo libro, io non posso dire altro che fantastico, fotografie meravigliose, molto, molto spesso magari non vengono neanche così belle, invece questo è proprio bella anche l'edizione. Molto ben raccontate le storie, è veramente appassionante, io vi invito, se volete, è un libro che assolutamente merita avere in un giorno magari piovoso in cui siete tristi e sfogliate questo libro e la tristezza vi passa, secondo me. Ma no, ma voglio dire, ma allora o perché è bello o perché dici oddio, ma loro stanno peggio di me, in qualche modo sicuramente tira sul morale. Ecco, la bellezza tira sempre sul morale. Bene, allora adesso abbiamo parlato di musica, abbiamo parlato di fotografia, adesso parliamo di poesia. La poesia molto spesso viene vista come... No, devo anch'io sentir parlare qui perché sennò non mi registrano, scusate. Per par condicio, visto che sono una donna, voglio assolutamente essere registrata. Allora, dicevamo, la poesia molto spesso viene vista come, e lo è, io credo, come diciamo lo strumento principe, maestro, per esprimere emozioni e sentimenti e sensazioni. Ecco, questo succede nel gradevolissimo, bellissimo libro Catarsi di Esther Cento, edito da Chimera Editore. Qui abbiamo l'editore Raimondo Santucci, che ringrazio moltissimo perché lui mi aiuta sempre, ci aiuta sempre in queste situazioni. È sempre molto propositivo, è sempre molto attivo, si muove, fa, cioè senza di lui diciamo che è difficile fare questi eventi. Quindi grazie di cuore da tutte noi di DIF e da me in particolare. Quindi dicevamo, Esther Cento è una giovanissima poetessa milanese che con una passione e un entusiasmo travolgenti e vulcanici mette a nudo le emozioni e gli stati d'animi. Ce ne parla Arianna Ghilardotti, che è la editor di questo libro, e ne dialoga con Esther, che chiamo per nome perché potrebbe essere fra un po' mia nipote, neanche mia figlia, quindi mi permetto di darti del tu. Eccoci. Servono due microfoni, però, non so. Ecco. Per forza. O se no ve lo giro. Cada pennello. Ci sentite? Provo. Ecco. Allora, okay, penso si senta. Mi presento rapidamente Esther, che ha 18 anni, è del 2004, e studentessa, ex studentessa perché fa il primo anno di università, come me, del liceo Parini, quindi siamo due pariniane, una cosa che segna per la vita. E Esther ha cominciato a scrivere poesie quando era molto piccola, all'età di 8 anni, e ha vinto numerosi premi. Tra l'altro non me l'aveva neanche detto per modestia, ma l'ho scoperto ieri sera, è arrivata anche terza a Parole in Fuga a Gorizia, che è un concorso molto, ma molto prestigioso. E ha scritto questo libro di poesie, ne ha un altro in preparazione, e io, facendo l'editing di questo libro, ho individuato dei filoni, dei temi di cui adesso parlerò con lei. Il libro è diviso in sezioni. Abbiamo deciso di comune accordo di non parlare della sezione dell'amore, che sì, ci è sembrata più, diciamo, non dico banale perché l'amore non è mai banale, ma insomma forse più... Più è un topos sentito, ecco, e risentito. Esatto. Mentre invece nelle poesie di Esther ci sono dei tratti di originalità che a me sono piaciuti moltissimo e che vorrei far scoprire anche a voi. E uno degli elementi, dei primi elementi che emergono da questa silloge è il tema della luna. Abbiamo anche una sezione dedicata alla luna, ma prima ancora ci sono... Voi preferisci leggerle tu allora le poesie? Va bene. Possiamo alternare. In ok, leggiamo alcune di queste poesie. Vi prego di notare la data in fondo, 2013. Esther è del 2004. Ecco. 9 anni. Sì. Dai. Notte.
Di notte penso e vago, vago per sentieri dorati dalla luna, con il mio cuore in mano, palpitante. Il mio gracile respiro si disperde e porta serenità nella buia e temibile notte, non fredda, non calda, ma semplicemente accogliente, confortante e solitaria. Le leggi così questa bene che le leggi tu, io poi non sono così brava, per cui... Arrivo, Leggila da qua. Ma questa è una delle mie preferite. Io sono ancora al cartaceo, anche se sono giovane. C'è una fissa, ok. Dillo alla luna. Ci tenevo a specificare che il tema è la morte, l'argomento è la luna, è lo scenario, diciamo, notturno. Quindi in realtà la luna è una sorta di scusante. O è semplicemente, questo ne parliamo dopo, nel senso semplicemente con lei... A più lontano, perché tutti stavano lontani, ho detto io sto vicino. Stranissimo. Dicevo, la luna probabilmente è una scusante, è uno strumento, un simbolo, come poi andremo ad analizzare, che mi permette, nello specifico in questi versi, di ricreare in un'atmosfera notturna, condensata e piuttosto rarefatta, scusate, quella che è appunto la dinamica e lo scenario della morte. Nella mia visione, nella mia interiorità, probabilmente anche la trasposizione di alcune emozioni, non propriamente il sentimento tale del lutto. Dillo alla luna. Madida di bianco latte, ella si leva, rischiarando i boccioli pallidi, riversando i lumi nelle umide mura. L'aria immobile scurisce adagio, orgia velata dal vespro, che par sussurrar quei segreti riservi oltremodo macchiati dall'antropico vincolo. Tacciono i grilli e gli ulular dei cani. Solo un uomo sul ciglio d'un vano, mirando gli immortali sentieri del cielo, indugia piano in aspri pensieri. Un timore più impresso dei suoi lo percuote. E giunge, silenziosa e subdola, l'ultima amica, già incisa sulle pagine dei lidi più remoti, a chiudere il sipario di questa terra rapace. Oh luna, come vuoi che io non rida? Il destarsi di questo umano teatro mi pone sui cigli umidi rivoli di torrenziali estati che lungi mi appaiono. Maestosa e abbagliante, ella cala, rivestita dell'aere, poiché resta nel riverbero della luce perlacea l'ora del trapasso, soavemente addolcita. Così amabile deve essere lasciarsi cullare dalle tenebre laddove la terra giace quieta. Leggo io questa. Vai, leggi. Stelle dispettose. Le dispettose stelle, che tante di notte giocano a nascondino, origliano, curiose e impertinenti. Si sporgono, brillando, ancor più dispettose. Spettegolano con la luna, portatrice di tutto il notturno scibile mortale. Esther, la luna. Sì, ci sono, arrivo. Allora, la luna. Che cosa rappresenta per te la luna? Perché questo ricorrere di questa figura, di questa immagine? Allora, innanzitutto la luna sul piano simbolico, vabbè, è una figura altamente usata. Probabilmente nel mio scrivere c'è anche un ricorso, immagino inconscio, a leopardi. E, d'altra parte, la mia teorizzazione di quello che è la luna, sia a livello simbolico, sia poi nel concreto, nel vivere quotidiano, nel fluire, no? È indubbiamente, cioè, qualcosa in cui credo, è una questione per me
di vitale importanza e che sento in me, che alberga in me in maniera reale, in maniera materiale, non come pura speculazione poetica o come una teorizzazione che mi permette di strumentalizzarla a tali fini, ossia quelli poetici, no? Dunque, io, come dicevo ieri sera ad Arianna, la luna me la immagino come quella figura, no? Quasi a volerla personificare realmente, che veglia sugli uomini la notte ed è quella che effettivamente conosce i nostri segreti, conosce tutti i segreti degli uomini. E sicuramente questa non è, cioè va al di là di una visione puramente, meramente poetica, e racchiude in sé un senso più ampio, quindi un qualcosa che forse per me io rivedo in quello che è l'ultramondano, no? Mm-hmm. per rimanere sul piano laico e non parlare in chiave cristiano-cattolica. E, insomma, una dimensione alta, una dimensione sì, superiore. Sì, una dimensione alta. Mm-hmm. Chiarissimo. Ecco, un altro ma anche una connessione privata, cioè non sì. È un qualcosa per aulicizzare, no? Mm-hmm. La poesia o il mio modo di parlare, sennò risulterebbe fasullo, ma è proprio una connessione. No, ma se c'è una cosa che non sei tu è fasulla. Esther non è mai fasulla, e quello che colpisce di più nel leggere questo libro, al di là di appunto di qualche ingenuità dovuta all'età, certo, e meno male che c'è, è l'autenticità del suo modo di vivere la poesia. Cioè Esther vive attraverso la poesia, ogni cosa è proprio è una specie di filtro, di lente, no? attraverso il quale passa tutto quello che lei vive, sente, prova, immagina, ecco. E naturalmente diventa poesia. E tra l'altro ci sono, una cosa che è molto interessante notare, è piena di echi letterari, ma poi parlando con lei non sempre conosce bene questi autori. Che magari sono stati studiati dopo. Sì, però ci sono degli echi chiari e molto simpatici, insomma è come se questi autori le strizzassero l'occhio e lei li introitasse e li facesse suoi, no? Come questo Subietta, che leggo io, sono asservita all'ambizione, assoggettata al desiderio, vinta dalle cure, indebolita dai piaceri, vizi. Cos'altro pretendo se non d'essere quel che sono? Quello che fingo d'essere non sono? Sì. Questo è Gozzano, no? Come se io le avessi fatto la domanda e lui mi avesse risposto. Esatto, proprio così. Oppure questa. Voglia l'amore essere, voglia l'amore essere inerme, senza arme. Voglia l'amore essere oblativo, immobile quanto potente, primo motore immobile della candida rosa. Ma voglia l'amore essere una viola, voglia l'amore essere Beatrice, non Angelica. Voglia esserci senza solo essere. Qui invece la citazione voluta. Sì, paradiso, qua è chiarissima, uscivo da uno studio intenso. Paradiso canto 31. Certo. E perché Beatrice, non Angelica? Vabbè, qua mi rifaccio a una gran... ha una colonna portante di quella che è il concetto amoroso nella tradizione letteraria, che tra l'altro sto riprendendo adesso all'università. E Beatrice incarna per antonomasia, più che per stereotipo, la donna, non tanto angelo, ma un amore che ti porta alla spiritualizzazione, o in senso laico, anche alla catarsi, volendomi rifare al mio lessico, alla mia terminologia, insomma al titolo. E, Angelica invece rappresenta la cosiddetta femme fatale, e quindi è la donna che non ti porta giù, ma ti fa retrocedere, ti depotenzia, non è quindi un amore che alimenta, no? Che ti porta a, molto banalmente, a una crescita, ma è l'amore possesso, l'amore rosa che si contrappone all'amore viola, e perché, per rifarmi appunto ai fiori, noi semplicemente la viola la andiamo a raccogliere per terra in maniera umile,
e non a caso humus, terra, dal latino, si rifà poi a quella che è l'etimologia in seguito nell'esito linguistico di umile. E la rosa invece presenta appunto questi gambi, è molto più slanciata, presenta comunque le spine ed è per antonomasia il segno sì dell'amore, si regalano le rose, non le viole, però rappresenta nella letteratura un fortissimo eco che è arrivato secondo me fino a oggi, almeno per averlo introiettato io, è un eco fortissimo, una tradizione fortissima di questa, di questo amore possesso, no? Infatti Angelica, per usare un termine di Vulgata, se la palleggiano i cavalieri, no? All'interno del poema cavalleresco. È una donna oggetto, no? Per rifarmi anche a quello che dicevano prima loro sull'oggettificazione delle donne. Inizialmente. Poi però scegli Medoro, quindi non è poi così donna oggetto. Angelica, poi scegli Medoro, tra tutti questi bei cavalieri che la c'erano. Certo, però secondo me il modo in cui comunque lei viene presentata non rientra sicuramente nella tradizione della poetica della lode che presenta Dante, quasi teorizzandola, e inizialmente è funzionalizzata totalmente ad altro, secondo me, cioè a livello proprio superficiale. Letteralmente parlando, è una femme fatale. Questo non ci piove, secondo me. Questo è. Senti, questo mi riallaccio da questa poesia, la prima strofa, il primo verso, essere inerme, anche il discorso che facevi su humus umile. Ecco, una delle cose che mi ha colpito di più nelle tue poesie è la ricerca lessicale. E questo gusto per il gioco linguistico e anche per la figura retorica. Non sono in tante le ragazze dell'età di Esther che ti parlano di anafora piuttosto che di pallage, così, no? Perché quando abbiamo fatto questo lavoro insieme per dare alle poesie una veste editoriale, io ogni tanto avevo dei dubbi e a un certo punto trovo in foglio e dico, sì, ma qui cosa c'entra? No? E fai una sineddoche, cioè una parte per il tutto, no? E da lì ho capito che c'era questo interesse. Ma anche l'ortica, si può dire l'ortica? Sì, certo, anche. Sì, anche l'ortica. Vuoi spiegarla? Il discorso dell'ortica è un po' classista, cioè un po' nel senso non ho la poesia da grecisti, sì, okay, perché allora. Comunque c'era questa, a un certo punto c'è una poesia dove si parla di adiche che può orecchiare adichia, cioè ingiustizia, ma in realtà la poesia finisce sull'immagine dell'ortica e adiche in greco vuol dire ortica, quindi ci sono molto spesso questi rimandi, questi giochi, per esempio questa poesia che non leggiamo, ma però si intitola L'esclure ancore è una parola inventata che a me piace moltissimo, la trovo molto originale. Spiegami un po', spiegaci, perché questo davvero è un tratto solo tuo, questo gusto per le figure retoriche, per la grammatica, è una, diciamo, conoscere queste cose è come se ti aiutasse a dominare meglio la realtà, a controllarla di più, ad avere un nome per ogni cosa, per ogni figura. Vorrei partire da una premessa, ossia quella che a mio parere, o perlomeno per quanto mi è stato insegnato, il linguaggio è la verbalizzazione del pensiero. Dunque, nel momento in cui uno va a veicolare il proprio linguaggio e la propria padronanza di quest'ultimo, ha la possibilità appunto di esercitare una maggiore forza, una maggiore potenza anche sulla propria mente, no? E soprattutto sulla propria emotività. Ed è proprio qui, nella riscoperta, secondo me, del linguaggio che ritroviamo, che ci si apre davanti a noi una più vasta gamma di possibilità dell'essere, del vivere, e quindi abbiamo appunto questa possibilità di entrare anche in aree
che sicuramente non rientrano nel linguaggio di un sermo mediocris, di un sermo humilis, però non voglio limitare il mio discorso a un prettamente al lessico, alle parole in quanto tali, ma soprattutto molto le figure retoriche permettono di esprimere sicuramente da un altro punto prospettico, no, perché poi si tratta tutto di prospettive, come uno vede il mondo, e cioè il relativismo permane sicuramente, e secondo me quando Einstein ha teorizzato la relatività sicuramente lo faceva in campo scientifico, ma volendola riproporre in chiave anche umanistica e più personale, viviamo di relativi, no? Quindi questo punto prospettico maggiore, aggiuntivo, che la poesia, ma soprattutto in questo caso le figure retoriche e il linguaggio, quindi la padronanza di esso, ti permettono, secondo me è una grande arma a doppio taglio, soprattutto nella vita, ma è sicuramente una forza. Quindi non sono solo strumento, ma sono anche sì. Oggetto di poesia in sé. D'altra parte ci tengo a specificare che non si tratta di un... nel momento almeno in cui io vado a comporre non è una forma di razionalizzazione emotiva, ma è proprio un fluire di quello che mi sta uscendo, no? È quasi un'esigenza, un bisogno. Questo discorso della fluidità è importante, no? Ne abbiamo parlato, che molti, ci sono delle poesie che sono proprio un flusso di coscienza, no? Sì, perché una cosa che rivedo molto adesso anche nei giovani è questo bisogno di dire ok, mi siedo, scrivo una poesia. Per me non è mai stato così, se non quando all'elementare ti chiedevano di scrivere la filastrocca, ma perché è quasi un'esigenza, come quando uno va a il conato letteralmente di vomito, mi viene questa metafora che magari non è delle migliori, ma ben rende questa esigenza di esternare, no? Vuoi leggere questo flusso? Che secondo sì. Me è molto indicativa sì. Di questo travaglio creativo. Ok. Negoziazione con pezzi del vario io, 2020. Vorrei scindermi e prendere il volo, districare le corde che mi tengono avvinghiata, irrompere nella mia testa, prendere coscienza dei miei limiti e distaccarmene, prendere coscienza delle mie paure e allontanarle, creare un vivido scenario di ciò che mi appaga e costruirmelo, demolire ciò che ho dentro e riassemblarlo pezzo per pezzo, con una limpidità esemplare. Posso liberarmi senza sentirmi legata a ciò che burrascosamente si riversa sul cuore? Posso scagliare lontano quei macigni opprimenti che mattone dopo mattone costruiscono un muro al cospetto del vero? Sono così succube dei pensieri miei medesimi e insisto crogiolandomi in ciò che pace non m'arreca. Vi leggo io l'ultima poesia che secondo me riassume molto bene. Sì, ci tenevo dopo a dire un'ultima cosa. No, allora di la prima. Allora dico prima. Allora, questa la lasciamo in chiusura. Sì. Per riavvolgere il filo della matassa, quando lei ha parlato di rielaborazione da fonti letterarie o poetiche, ci tenevo a specificare che probabilmente Dante mi potrebbe aiutare, volendomi rifare al 24esimo canto del Purgatorio. Lui non si esprime rispetto alla sua poetica di una vera e propria razionalizzazione, teorizzazione appunto di quello che va a scrivere in maniera riflessiva, no? Ma dice che lui nota, e rispetto a ciò che amor gli ditta dentro, e poi dice vo significando, no? Quindi il poeta è colui che va significando di ciò che gli viene ispirato dentro, no? Questo spira, vabbè, classico dello stil novo, no?
Esatto, e quindi è un... Mi stai tagliando? No. Ah, ok. E quindi è un... È un qualcosa ispirato, investito. D'altra parte però fa parte di... scusate il gioco di parole, pleonastico, ridondante. D'altra parte rientra in quello che è il fluire del vivere, di cui sicuramente Virginia Woolf ne sapeva qualcosa, che lei esprime e rappresenta tramite un flusso di pioggia, ed è un fluire che si incastra in quella che è la quotidianità, no? Quindi anche questo bisogno della grammatica, questo bisogno delle figure retoriche non fa parte di uno studio, parlo della mia situazione personale, erudito e peculiare, no? Penso magari ai poeti ellenistici, che avevano quel distacco intellettuale che era tutt'altro, secondo me, di quello di cui sto trattando io. E appunto rientra in una dimensione di una passione talmente sfrenata che mi permette di memorizzare un ipallage, una sineddu, che io, queste sono anche le più semplici in realtà, e in una singolare presa in diretta, in un singolare contatto con tali, diciamo, con tali figure retoriche, con tali conoscenze. Insomma, lo leggo una volta e me lo ricordo, ma perché alla fine la memoria gioca anche sul gusto e sull'emotività. E volevo leggere quest'ultima poesia perché secondo me riassume molto bene tutto questo, tutta questa tempesta di sentimenti, di passioni, di cose che si urtano, che cozzano, che girano. Adolescenza. L'adolescenza mi accompagna, scostante e discostata. Mi tiene la mano ghignante, ogni tanto metto il piede avanti, incespico, mi ragguaglio, mi riguardo. Riguardati, Esther. Grazie mille a Esther, grazie a Arianna delle vostre parole. È stato molto bello questa immersione in una visione molto, molto particolare, molto poetica, mi viene da dire, per forza di cose. E mi ha fatto pensare anche a momenti più giovanili miei e di tutti noi, abbiamo forse aspirato tutti quanti a poter scrivere ovviamente poesie, ma non belle come le tue. E ti ringrazio molto della tua presentazione. Bene, con questo direi che siamo arrivati alla fine di questa presentazione. Noi insisto nel dire che noi volevamo far sì che tutti possano prendere a piene mani, un invito a prendere a piene mani dalla cultura, dall'arte, dalla bellezza. Ricordatevi sempre tutti quanti che quando ci sono momenti bui, fare ricorso all'arte è la cosa più bella e più sana che si possa fare. Questo secondo me, ma penso che sia, visto che siamo qua, che sia abbastanza condivisibili. Con questo io chiudo, volevo ringraziare tutti voi per essere venuti, ringraziare i nostri gentilissimi ospiti che ci hanno così bene intrattenuto. In particolare volevo ringraziare le volontarie di Difesa in Famiglia, Patrizia Germani e Patrizia Minauro, perché senza di loro non avremmo fatto niente. Volevo ringraziare altresì Laura Bellomo che ci ha fornito, ci ha assistito con
che, di Unione Femminile, che ci ha assistito in questa presentazione. Grazie mille a tutti, se avete delle domande siamo qui. Il musicista l'ho ringraziato, lo ringraziamo e lo ascoltiamo. Grazie. A me è venuta un sacco in mente una stanza tutta per te.